Stasera torna a Rai 1 una fiction di grande interesse su temi di grande attualità. E la quarta serie è un caso di coscienza, infatti caso di coscienza 4. Protagonisti Loredana Cannata, Sebastiano Somma. Che casino, Sebastiano. Ciao Pippo. Che casino che stiamo a fare. Ho visto che si è fatto una bella corsetta. Buonasera. Accomodatevi. Buonasera. Intanto scorre il nostro numeratore. Dunque, Sebastiano, avvocato, come sta? Bene, ho molto da fare negli ultimi tempi. Ho molti casi di coscienza sul groppone. Abbiamo molti casi di coscienza sul groppone. Allora, Sebastiano Somma è l'avvocato Rocco Tasca. Tasca. Un cognome particolare. È un avvocato particolare. È particolare perché nella prima, addirittura nella prima serie, subisce una grossa crisi di coscienza a causa di un fatto devastante che gli scuote la vita. Difende una persona molto ricca, lui lavora per uno studio importante, difende una persona molto ricca, addossa la colpa di una morte di un bambino, addirittura la madre, di incuria nei confronti di questo bambino. Questa donna addirittura gli si toglie la vita davanti agli occhi, che poi è un fatto realmente accaduto, perché comunque quello che raccontiamo in un caso di coscienza è tutto realmente accaduto. Questo crea chiaramente una crisi fortissima, etica, morale, di coscienza nell'avvocato, il suo studio, e da quel punto comincerà a lavorare dalla parte dei più deboli. Cambia la tua professione. Cambia proprio l'aspetto umano innanzitutto, ma proprio quello etico e professionale del nostro studio, e mette a disposizione appunto il suo studio e la sua capacità investigativa a favore delle persone che combattono contro queste battaglie. E quindi è una serie ogni volta, noi diciamo 3, 4, 5, ma è una serie nuova ogni volta, perché ogni volta raccontiamo dei casi nuovi, in più con un bel giallo forte che parte nella prima puntata, che è questa sera, su Rai 1, e che si conclude poi nella sesta e ultima puntata. Il tuo braccio destro in studio è Alice, che è Loredana Cannata. Ancora un saluto, ancora. Allora, Loredana, qual è il tuo ruolo? Io sono socia dello studio di Tasca e Alice va soprattutto a fare indagini, a volte anche in posti isolati dove rischia aggressioni. Porta un po' di intuizione femminile anche per risolvere i casi, ed è soprattutto una grande amica di Rocco Tasca, di Sebastiano. Un'amica quindi su cui contare, soprattutto in questa quinta serie, dove si vivranno dei momenti di vita privata molto delicati. Sebastiano, secondo te nella vita reale ci sono degli avvocati Tasca? Guarda, io ho fatto delle ricerche prima di cominciare questa serie. E mi sono confrontato anche con realtà possibili in questo senso, nel senso che è vero che il mio personaggio in particolare è un po' utopistico, no? La gente lo riconosce, il fatto che vince sempre le cause, il nostro studio vince sempre. Ne parlavo l'altro giorno con una signora e mi dice: però per noi è comunque una sottile speranza, anche se ci rendiamo conto che alla fine nella realtà è un po' diverso, ma è una speranza che qualcosa di buono possa accadere. Ho conosciuto delle persone molto modeste, molto semplici, e che mettono a disposizione il loro saper fare proprio a persone che non hanno soldi, che non hanno niente, che hanno poco, e che in qualche modo riescono ad aiutarla. Io le ho conosciute, le persone, non sono sicuramente tante, forse non lo so, ma sicuramente esistono, e a loro un po' ci siamo ispirati un po' anche, gli autori, ovviamente, Purgatori e in giù. Insomma, tutti. Nella fiction l'avvocato Tasca ha anche dei problemi personali molto gravi, insomma, tu hai perso la moglie. Sì, nella fiction, proprio nella prima puntata, accadrà un qualcosa di molto sconvolgente, che si intreccerà un po' con Barbara Livi, la nostra protagonista femminile, che si intreccerà un po' al giallo che appunto scatta nella prima puntata, perché c'è Vanessa Gravina, che è la nostra alta interprete femminile. Anche lei subirà una perdita. Devi dedicarti a tua figlia, quindi. Sì, abbiamo questo giallo e soprattutto questo rapporto con questa deliziosa bambina che poi nella fiction appunto è mia figlia. Dunque, vogliamo vedere un RVM, una piccola anticipazione? Stasera milioni di persone vedranno un caso di coscienza numero 4, intanto una piccola anticipazione. Prego, la sera di Natale. Bravo. Bravo. Girare queste scene
È dura. Comunque, poi dopo, insomma, adesso lascio fare il tuo lavoro perché dopo c'è una cosa da dirti. Allora, intanto ho dimenticato di darti la rosa, ma la sono venuta per me, perché siccome io ho in mente un disgraziato che sta là dietro, e che prima o poi lo beccherò, quindi sono un po' in pensiero, però abbiamo la bambina. Esatto. Karen Ciaurro! Ciao, tanto Karen. Prima della sera ti pizzico. Siedi qua. Ecco la tua rosa. Allora, questo che è? Questo è suo. E ho due. Vabbè. Allora, parliamo di te. Tu sei abituata a fare la televisione, vero? Sì. Che cosa hai fatto? Ho fatto, allora, intanto ho fatto Ballando con le Stelle. Sì. Poi ho fatto il film Un castello senza quattro e ho fatto le due partite e le cose che restano. Beh, insomma, sei un'attrice. Quanti anni hai tu? 7. E da grande vuoi fare l'artista? No, l'attrice, cantante e ballerina. Interessante, cara, avere le idee chiare. Attrice, cantante e ballerina. E qual è, per esempio, una ballerina che ti piace? Ballerina... No, non le conosco. Loredana ballava. Loredana ballava. Due cose. No, ma non c'è niente. Abbiamo delle ballerine molto scadenti. Se non cresci tu, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Tu hai fratelli? E una sorella. Sì. È più grande di te? Sì. Quanti anni ha? 20. Beh, guarda, ti faccio. Guarda, vedi, c'è una telecamera, quella lì che ti sta inquadrando. Adesso tu devi dire un numero. E oggi è la giornata di Teleton, e Teleton salva dalle malattie non solo i grandi, ma anche i bambini, abbiamo avuto l'esempio. Devi dire telefonate al 48548. Dai. Telefonate. Vai. Telefonate a 5, 4. No, aspetta. Al 4, 8, ripeti. A 4, 8, 5, 4, 8. L'altra volta. Bravo, hai detto proprio bene. Allora, tu volevi dire una cosa? No, dicevo proprio della simpatia di Karen e soprattutto del lavoro intenso che ha dovuto fare Karen, è vero? È stato particolarmente difficile fare questa cosa per te? Un pochino sì, però la cosa importante da dire è che loro, i bambini, quando finiscono di girare, un attimo dopo già stanno in camera a giocare, eh? Cioè, per noi è importante, è sacro questa cosa sulla scena. Si finisce di girare, si lavora seriamente, però subito dopo a giocare, a giusto? Giocare. Questa è la cosa, la regia, diciamo, perché è un grande regista, un abituato ai successi, e di Luigi Perrelli e c'è Marco prodotto, Perelli che ti saluta tanto, è un tuo fan, figlio, tu conosci, lo so, bene. È un caro amico, è prodotto da Mario Rossini. Esattamente. Allora, facciamo tanto... Domani sera, stasera partiamo, ma domani sera c'è una puntata particolarmente importante proprio per il mondo dei bambini. Insomma, noi denunciamo ma raccontiamo anche delle cose molto belle. Siccome siamo in prossimità di Natale, potreste anche imparare delle cose sulla puntata di domani. Ecco, questo intanto è siamo arrivati a 27.547. Manca l'appello di Loredana e di me. E tu, Sebastiano, fai l'appello, forza. Allora, io... ho sempre pensato che fare del bene fa del bene a se stessi e in questo caso ancora di più perché la ricerca serve veramente a tutti. Quindi contribuiamo. 48 5 48. Oppure? Da telefono fisso lo stesso numero per donare da 5 a 10 euro. Sebastiano, fai tu. Vuoi quella seria o quella brillante di messaggio? Quella seria è quella legata al mondo dei bambini che ogni tanto mi onoro. No, tu falla da solo che io ti dico una cosa. No, c'è... Fai l'appello tu che io c'ho. Ok, vabbè, non è facile in queste situazioni. Comunque, insomma, approfitto un attimo per salutare gli amici del piccolo Cotolengo di Tortona.
Ce la faccio a pigliare. Vabbè. Stavo dicendo, approfitto per salutare gli amici del piccolo Cottolengo di Tortona, che tu sicuramente conoscerai. Ci sono tanti bambini che aspettano il nostro aiuto, il nostro sostegno, loro soprattutto, che sono dei bambini particolarmente poco fortunati. Quindi 48548, telefonate, grazie. Vieni qua, vieni qua. Questa è una grande attrice, una grande ballerina, una grande cantante. Questa è la forza del domani. Pensa che quando tu sarai grande, avrai, non so, 30 anni, io ci sarò ancora. E questo è il miracolo. A stasera. Dove stai?